La situazione in Medio Oriente continua ad essere drammatica, sia per l'alto numero di vittime palestinesi, 1280, e 36 fra i soldati israeliani, e sia perché vengono colpite le scuole sotto l'egida dell'ONU. Ed è in questo senso che è arrivata una ferma condanna ieri dopo che l'esercito israeliano ha centrato per la sesta volta, provocando 23 morti e 125 feriti. Intanto, dopo una tregua umanitaria in alcune zone di Gaza per poche ore, anche sul fronte diplomatico si registra una nota importante da parte della città del Vaticano, in cui alle ambasciate accreditate alla Santa Sede si chiede di fare ogni sforzo possibile per far tacere le armi e tornare alla pace quanto prima possibile. La vicenda Alitalia Etihad potrebbe giungere al rush finale oggi. Ieri, in un incontro a Palazzo Chigi fra governo, azienda ed azionisti, sono stati affrontati i temi ancora sospesi, e per cercare di chiudere la trattativa e dare una risposta definitiva alla compagnia egiziana che dovrebbe arrivare oggi. Il ministro per i trasporti e le infrastrutture Lupi, intercettato dai cronisti dopo la riunione a Palazzo Chigi, ha detto che tutto si risolverà e naturalmente è solo questione di ore. Prime conferme per la nuova formazione della Castellano Udas, che disputerà il prossimo campionato di Divisione Nazionale C di Basket 2014-2015. Riconfermati il capitano Guglielmo Serazzi ed il lituano Donas Jonikas, autori della storica promozione citata. Nuovo volto per l'ufficio stampa della società udassina che si affida a Mario Ciampi, mentre per conoscere gli altri volti nuovi bisognerà aspettare ancora qualche giorno in più. Sul fronte olimpica invece ci sono delle novità importanti. Dopo l'arrivo del lungo Walker, ancora altri addii. Dopo quello di Pedro Rubera, che è passato al Manfredonia, se ne va da Cerignola anche Milo Bacchini, con destinazione tutta da verificare, così come per Giovanni Romano e Vincenzo Granato, mentre è ancora incerta la sorte di Nicola Triglione e degli altri.